recente un report della Corte dei Conti dell'Unione Europea ha sollevato criticità e dubbi sui finanziamenti europei diretti verso il Nord Africa nella gestione dei flussi migratori. Si dice anche che c'è il rischio che i finanziamenti vadano nelle mani di milizie, organizzazioni criminali, quelle appunto che volete contrastare oggi, e che possono essere impiegati per violazioni dei diritti umani. Ecco, quindi le chiedo, siccome c'erano qui anche le controparti tunisine, libiche e algerine, avete pensato a un meccanismo di monitoraggio dei finanziamenti che vanno a finire in Nord Africa? Guardi, io le dico che gran parte delle nostre iniziative di sostegno dei paesi, tra cui quelli che erano presenti qui, si caratterizzano dal fatto che noi abbiamo quasi un impiego diretto di queste risorse. In qualche modo li forniamo di aiuti che acquistiamo, finanziamo, insomma, compriamo. Quindi gestiamo quasi direttamente, anzi pressoché totalmente, i soldi noi direttamente. Tutti i supporti che abbiamo dato si sono caratterizzati per questo e quindi laddove pure si volessero condividere posizione di sospetto nei confronti di questi paesi, che io non condivido, glielo dico, però voglio dire, è un altro tema, noi impieghiamo direttamente queste somme, quindi non ravvisiamo che ci siano dei problemi. Del resto, sai, i problemi che ci siano poi distorsione nell'uso delle risorse pubbliche, anche con l'aggravante della compromissione dei diritti umani, avviene su tutti gli scenari. L'Italia non è un paese che è rimasto immune negli anni passati da indagini giudiziarie, per esempio per quanto riguarda il sistema di accoglienza, di destinazione di risorse pubbliche anche a soggetti che avevano una proposizione molto più, apparentemente molto più a vocazione umanitaria, che in realtà poi faceva emergere casi di distorsione e quindi di utilizzo inappropriato di quei soldi e quindi anche con una sostanziale compromissione dei diritti fondamentali delle persone in termini di scadimento della qualità del servizio che veniva erogato. Però ecco, detto questo, come digressione, il 99%, anzi quasi il 100% degli aiuti che noi diamo a questi paesi si caratterizza con la fornitura diretta di beni che in qualche modo poi sono destinati al rafforzamento della loro capacità di contrastare i traffici irregolari.